Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, finale di Women's Cup, va malissimo alla Juve, finisce 4-0 per il Paris Saint-Germain, ma la cosa più grave non è tanto aver perso questo torneo amichevole dopo aver vinto la semifinale bene con lo Zurigo, ma è che rischi di aver perso per un po' di tempo Barbara Bonansea. Si è fatta male nel primo tempo sul risultato di 0-0 tra l'altro, e sembra una cosa un po' seria. Spero ovviamente di sbagliarmi, ma purtroppo sembra una roba non proprio facile. E tra l'altro, sull'azione dell'infortunio, poi sul cambio di azione, la Juve ha sbagliato un gol pazzesco con Arianna Caruso veramente davanti al portiere. Un gol fatto sullo 0-0. Dall'altra parte abbiamo preso un gol da Polli. E poi Paris Saint-Germain poi è andata sul 2-0 e lì la partita è palesemente finita. Staškova ha avuto una buona occasione, è stata sfortunata, poi via via, insomma, stava giocando. Nel secondo tempo c'è stato praticamente, ha avuto molte occasioni Paris Saint-Germain, ha fatto anche il terzo gol, anche se viziato da un fallo su Gama, e poi è arrivato anche il quarto gol su rigore. E che dire, insomma, partita che non è che ha molto da aggiungere, nel senso Paris Saint-Germain è superiore, si sapeva. Io quando sento parlare delle donne che possono puntare di qua, io continuo a avere dei dubbi, ma non perché la qualità della Juve sia scarsa, ma perché io oggi ancora una volta ho visto una squadra comunque professionista, una squadra ancora non professionista. Cioè, voi è inutile che, cioè, noi dobbiamo puntare su questa cosa. Finché noi non riusciremo ad avere la parità tra Juve, tra maschile e femminile a livello di professionismo, le donne faranno sempre fatica contro questi squadroni, perché Paris Saint-Germain se la gioca sempre col Lione, eh. Insomma, non è una squadretta il Paris Saint-Germain, è una delle più forti, secondo me la seconda squadra più forte d'Europa, è stata sfortunata l'anno scorso in Champions, ma ad esempio per me è più forte il Paris Saint-Germain del Barcellona che affronteremo in Champions. Poi noi abbiamo un modo di lavorare cui ci arriviamo sempre più tardi, anche l'anno scorso siamo entrati in condizioni più tardi, ma oggi, io devo essere sincero, il primo tempo a me la Juve non era dispiaciuta, è che Paris Saint-Germain ha sentito l'odore del sangue, cioè noi abbiamo sbagliato un gol fatto, hanno trovato l'1-0 e poi subito dopo il 2-0. Quello ci ha tagliato le gambe, in più l'infortunio di Bonansea per me ha inciso anche sul morale, perché comunque sai che una delle tue giocatrici migliori si fa male e non sai che cos'è, non è che ti fa bene. Per il resto, buone cose, buoni anche i giovani, per me comunque la Panzeri mi è piaciuta molto, però dobbiamo migliorare alcuni aspetti. A me è piaciuta anche la Staškova, anche se la Staškova mi dà sempre la sensazione di una ragazza ancora acerba. Io sono leggermente preoccupato per Bonansea, perché sarebbe una perdita importante per la Juve, e quindi io aspetto il riscontro medico. Però credo che sarebbe un infortunio ancora peggiore di quello che è capitato a Rosucci e Salvai per quanto riguarda la Juve, nel senso sarebbe ancora più pesante, perché Bonansea in giornata è in grado di risolverti la partita da solo. Quindi niente da fare, oggi è andata così. Ripeto, non è che mi interessava molto, sono un po' amareggiato proprio per l'infortunio di Bonansea. Poi la partita con queste squadre ci sta di perdere, il Milan ha perso 6-0 in semifinale, tu perdi 4-0 la finale. E ci sta tutto, e quindi adesso stiamo a vedere, e dunque adesso il prossimo video sulle Women sarà sabato prossimo dopo Juventus e Novese, ovviamente sperando che Barbara Bonansea non abbia nulla di grave. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento per stasera praticamente, post Juventus Reggio Dace, partita valida per la Coppa Italia Serie C Juve Under 23 Reggio Dace. A me non resta che salutarvi e dare appuntamento col prossimo video. Ciao a tutti!